Ragazzi, un evento assurdo sta per arrivare e nessuno può saperlo finché non vede tutti questi indizi uno dopo l'altro. Oggi vi farò vedere tutto, ragazzi, non so se lo sapevate già, ma state per vedere qualcosa di assurdo. Prima però vi chiedo una cosa, vi sto puntando tutti questi fucili come sta facendo Johnny, sì. Quindi vi chiedo di mettere un bel mi piace, altrimenti premiamo il grilletto. Ma soprattutto vi ricordo che se inserite il codice Chic in supporto a un creatore su Fortnite e ci taggate in una storia su Instagram in cui shoppate qualsiasi cosa nello shop, noi reposteremo la storia e in più risponderemo ai vostri messaggi tutti i giorni. Iniziamo, ragazzi, subitissimo a parlare di qualcosa di molto interessante, ossia non ci stiamo accorgendo di qualcosa. Questo utente su Reddit, ragazzi, ci dice: secondo lui non ci stiamo accorgendo del motivo per cui un punto di interesse così importante debba proprio essere all'interno di una forma del genere. Cioè, per quale motivo non l'hanno fatto uguale a tutti gli altri? Perché è proprio dentro a un vulcano? Ragazzi, non si sa. Però se uniamo questo concetto a questa cosa, ossia al fatto che c'è un fiume che entra all'interno di un'altra montagna che ha la forma molto simile a quella di un vulcano, e quindi questo fiume entra per andare direttamente al mare, e uniamo questa informazione, quindi c'è un fiume sotterraneo nascosto che nessuno conosce, a un'altra informazione, ossia al braccio del mecha che aveva salvato la mappa nel capitolo 1, e c'è l'immagine del mostro che dice "Oh shit, here we go again". Possiamo arrivare alla teoria definitiva, ossia quel vulcano ha dentro dell'acqua solo grazie alla neve che c'è in giro per la mappa. Quindi ora come ora la neve piano piano si sta sciogliendo, e dato che si scioglie crea dei fiumi. Questi fiumi tengono a bada due vulcani, un vulcano dentro cui c'è un punto di interesse e un vulcano dentro a cui c'è a quanto pare un fiume sotterraneo nascosto con qualcosa di segreto. Non si sa nulla, ragazzi, queste sono tutte teorie, ma la cosa importante è che se facciamo uno più uno già lo sappiamo: il mecha tornerà e il mostro tornerà. Non sappiamo dove si trovano, come saranno cambiati, perché dovranno essere diversi, ma sappiamo che l'evento di fine season sarà ancora un 1v1 tra un mostro e qualcosa di bello, quindi tra Shane e me. E tra la teoria di un evento catastrofico e un'altra, ragazzi, godiamoci qualcosa di super carino. Infatti questo utente su Reddit ha scritto che c'è ancora chi crede nel Natale, che ha fatto uno shop natalizio. Cioè, raga, uno shop natalizio, ma da quando? Ecco, cioè, da quando la gente non ti spara subito in pubblica? Quello là è un brutto cagone. C'è lo shop natalizio. No, dai, è la cosa più bella dell'universo, ragazzi. Ci sono i materiali, le jumpy, i muri rinforzati. Che carini. No, dai, non ci credo, è bellissimo. Bravo, lascia gli regalini. Ci sono i nemici antipatici. Tu lasci i regalini belli. Non ci credo, quello che ha sparato poi è entrato. Hanno fatto davvero uno shop di Natale, raga. Ma io a Natale faccio tutto il giorno gli shop. È bellissimo. Raga, giuro, odio questo tipo. Con tutte le mie forze, sei il Grinch, sei peggio del Grinch. E a proposito di pisellini, ragazzi, vi dico che questa bevanda verde, che è il nuovo slurp praticamente, ha una cosa particolare, ossia che nessuno sa il suo sapore. Se lo slurp era qualcosa di fruttato, di azzurro, che mi ricorda la Gatorade all'anice, è arrivato il momento di scrivere nei commenti che sapore ha, secondo voi, il nuovo succo succoso, che si chiama tipo trangugio, non mi ricordo come si chiama. Comunque, allora, io dico la mia. Secondo me sa un pochino di arancia e un pochino di lime, perché sotto è arancione e sopra è tipo verdognolo, e è frizzantissimo perché ha proprio un sacco di bollicine, quindi sa di arancia, lime, frizzantissima. Ci sta. Scrivetemi nei commenti secondo voi di che cosa sa. E un'altra cosa che dovrete scrivermi nei commenti, ragazzi, cosa che loro hanno fatto ma che io sono curioso di sentire: scrivete qualcosa su Fortnite, un unpopular opinion che vi farà odiare da tutti. Quindi tipo, non lo so, mi piace perdere all'ultimo su Fortnite, e quindi tutti quanti ti puntano dei fucili d'assalto. No, non è vero. Johnny sia brutto. Oh no, scusa, no, non volevo, scusatemi. Beh, comunque scrivete una di queste cose nei commenti. Il video di oggi è super interattivo, raga, quindi scommentate. So che è un po' sbatti, però dai, ci mettete un'altra al telefono. Questo mio compagno dal Cavaliere Nero invece dice che questo è il suo primo game dal 2019 e dice "What the fuck? Uno squalo e un albero che lo uccidono, ma dai!"
Allora ti dico, bro, fai un'altra partita perché le cose sono cambiate. So che chi è il cavaliere nero, il numero uno, e quindi capirai che le cose sono cambiate, ma sono comunque belle. E gli alberi sono belli che cadono in testa agli squali che delle... Sì. Questo tipo invece dice come panicare ma riuscire a vincere allo stesso tempo. Quindi sono confuso. Ok, sta facendo il valzer. Non... Builda un po', ti prego. Ok, ha tirato delle lucciole a caba. Cosa? Ma cosa ha fatto? Aveva l'inventario e ha detto basta. Io lo svuoto tutto, sparo a tutte. Ci sono dei suoni strani, sono confuso, bro. Aiuto. Questa immagine è completamente inutile, ma ci fa vedere le skin finali dei pass battaglia di tutte le season. E ragazzi, a me fa male una cosa. Ossia che mi manca la Renegade. Ho il cavaliere nero. Ce l'ho, 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 ce l'ho. E... ce l'ho, ce l'ho. E le ultime due non le ho. Le ultime due season del capitolo 2, ragazzi, non mi sono piaciute. E quindi io non avrò mai Rick né Carnage. Lo so, ma tutte le altre sì, ma queste no. Sono stupido. Beh, comunque, già che ci siamo, ragazzi, scrivetemi nei commenti qual è la vostra preferita da tutte. Allora, la mia in realtà è molto difficile da scoprire. Sì, è proprio veramente tanto difficilissima. Sì. Questo tizio, oltre ad utilizzare delle frecce bellissime che usavo anch'io per mettere nelle copertine, ha detto una cosa molto furba, ossia, dato che le ragnatele di Spider-Man sono carine, perché non le sostituiamo con le mani, quelle che sporcavano tutti i muri alla fine degli anni 90? Io, ragazzi, credo di aver sporcato 780 muri con queste manine, quindi possono essere utilizzate su Fortnite. E alla fine ha ragione, ragazzi, dato che il concept delle ragnatele è tipo bellissimo. Io mi diverto un sacco, sono utili, sono belle, sono divertenti, e uccido Shane, nel dubbio. Questo, ragazzi, invece è un concept di una skin... è molto carina, cioè è molto carina. Cybel, Sweet Cyberpunk. Cioè Cyber si chiama lei e Sweet Cyberpunk è il set. È molto carina, la voglio. Epic, fai questa invece che questo cavolo di pass battaglia che ha fatto schifo a tutti. E ragazzi, dato che tra pochissimo è Natale, giustamente un tizio ha fatto questa cosa, che non ho la minima idea se è tipo in qualche cinematica strana di Fortnite o se è in una cosa che ha fatto lui. Però ci chiede se vogliamo un goccio di Mad Spray. Sì, non so ancora di che sapore abbia però. Ma sembra decisamente buono, quindi lo bevo da qui. No, da qui, sì, da qui. Faccio un buco qua. Questo tipo, ragazzi, invece ci dice che vuole vedere la cosa più illegale che detiene, ossia questo. Ma raga, ma com'è possibile? Ma io rosico, io non ne ho neanche una. Cioè dai raga, ma tutti sono riusciti a fare almeno una win con un cavolo di corona da vincitore. E io mai, cioè vinco, prendo la corona e muoio. Vinco, prendo la corona e muoio, non uccido mai nessuno che ha la corona. Non è giusto. Cioè, non è giusto perché le mie singolo sono difficili. C'è gente con skin OG, fortissimi, assurdi. A Natale farò un gameplay che non ne faccio da tanto e vedrete quanto cavolo sono forti le persone. Ecco, non è giusto. E quindi scrivetemi nei commenti quante ne avete voi. Non è giusto. Questa cosa, ragazzi, mi fa un po' paura invece, ed è Bananita che suona il citofono. Non voglio mai aprire. Mi fa paura questa casa, mi fanno paura i suoi muri, mi fa paura la faccia di Bananita che ha gli occhi bianchi, quindi addio. Il nostro Max 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 invece ti dice che questa cosa è stata molto soddisfacente e noi la guarderemo insieme a lui. Ok, gli stanno sparando. La mia connessione è mega bella. Ok, qui è quando gli stanno sparando. Lui builda un muro. Fa una... Lo lasera tantissimo. No, cosa fa? Attenzione, Spider-Man. Cosa fa? Che bravo, raga. Oh sì, e poi lo butta giù. Lui invece ci dice che i Quadcrasher ci spaventano e voglio vedere in che modo lo spaventano. Ho paura anche io, sinceramente, ragazzi, ogni volta. Cos'è successo? Ma da dove è arrivato? Ma mi sono spaventato anche io. Ma che cavolo è sta roba? Il Quadcrasher fantasma? Ma da dove arriva? Ma guarda, ma va a 3000 all'ora. Questo tipo ci dice che si è fatto una rana come amica ed è la cosa più bella che abbia mai fatto su Fortnite. E lo capisco, sono carine le rane.
Questo tipo fa un'altra domanda che io faccio a voi nei commenti, ragazzi, perché nella mia tenda io sono, credo, l'unica persona al mondo che ci mette le cure. Cioè, io ho sempre bisogno di cure. Durante la partita mi concentro sempre a prendere le armi e nella tenda ci metto gli scudi, non le cure di vita, perché ovviamente la tenda cura vita, ma ci metto scudini e scudoni, oppure splash, oppure magari succhi trangugio, che così magari se devo scappare dalla safe sono tranquillo, e non ci metto mai le armi perché le uso. Questo tipo ha il cecchino leggendario dentro, una mitraglietta leggendaria e i guanti di Spider-Man, e quindi devo chiedere a voi che cosa avete messo dentro la vostra tenda bellissima. Scrivetemelo nei commenti. Promesso, era l'ultimo commento. E questa invece è l'ultimissima skin, ossia Satoshi Nakamoto. E niente, ragazzi, il video termina qui. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo momento del video, ma io lo so che voi che guardate la serie di Reddit siete i più fedeli, i più bravi, i più sushini. Era da tanto che non dicevo sushini. Che grazie che mi seguite fino alla fine. E per ora noi non possiamo fare altro che salutarvi e ringraziarvi, perché noi come al solito ci becchiamo al prossimo video. Bella!